Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti. A gentile richiesta mi è stata fatta la domanda, quindi ora vi farò una spiegazione e vi darò una delucidazione su un argomento abbastanza complicato, però è essenziale nel lavoro che fanno i Ghost Hunter. Mi è stato chiesto come fanno le vostre telecamere a visualizzare ciò che il nostro occhio non vede. Allora, vi spiego come funziona. La nostra vista è molto limitata, il nostro occhio vede solo una piccolissima banda di luce e di frequenza che c'è nell'universo. Vediamo solo un sesto di quello che c'è. Quindi noi vediamo da subito dopo gli infrarossi fino a prima degli ultravioletti. Quella è la banda visiva che il nostro occhio riesce a percepire. Le telecamere full range, si chiamano così, full range vuol dire spazio completo o comunque corsa completa, da in cima in fondo in italiano. Le telecamere full range riescono a registrare da prima della banda infrarossa fino a oltre la banda ultravioletta. Quindi viene registrato il segnale in digitale, comprese le bande visive, le frequenze alte e basse, che il nostro occhio non vede. Andando in un posto dove noi si fa l'indagine e si presume che ci siano delle presenze, la telecamera riesce a percepire le ombre, i movimenti e le sagome della presenza che non riesce a farsi vedere ai nostri occhi, ma la telecamera la percepisce. Come funziona poi? Noi portiamo a casa il video, abbiamo fatto 2 ore di video in un ambiente con delle presenze che vagavano. Le presenze vengono individuate in fase di montaggio. Perché in fase di montaggio? Perché il software che usiamo, il quale prende in mano il filmato video che abbiamo fatto, le frequenze che sono altissime, che stanno sopra all'ultravioletto e sotto all'infrarosso, vengono trasportate dentro la banda visiva. Quindi praticamente nel video che otteniamo con l'elaborazione software si riesce a vedere anche ciò che era fuori dalla vista, nella banda infrarossa e nell'ultravioletta. Per fare tutto questo però il filmato diventa bianco e nero, perché lì i colori non possono più essere recuperati e messi come stavano. Per quello che vedete tutti i video delle nostre indagini in bianco e nero, perché la trasformazione del full range in range visivo avviene perdendo tutti quanti i colori. Quindi la telecamera filma in full range da prima dell'infrarosso a dopo l'ultravioletto, dopodiché nel computer in fase di montaggio vengono riportate le ultrafrequenze dentro la banda visiva, così noi si possa vedere e vedremo anche se quando eravamo nel posto dell'indagine sono passate presenze, ombre o comunque qualcosa che non abbiamo visto quando eravamo lì in tempo reale. Quindi la telecamera che utilizziamo è una full range, fa un formato full HD, 60 fotogrammi al secondo, oppure 120 a scelta. Comunque 120 fotogrammi al secondo sarebbero un po' tanti, perché facendo un video che dura 3 ore mi ci vorrebbe una memoria di 200 MB. Invece scendendo a 60 fotogrammi al secondo, 3 ore di video in 25-30 MB dovrebbero entrarci. Quindi ho messo una memoria molto grande da 120 giga in modo da non dover smettere la registrazione in quanto si è riempita la memoria. Questa telecamera naturalmente ha un illuminatore a raggi infrarossi che manda fuori tutta la banda infrarossa, che è abbastanza spessa, in più un pochino di ultravioletto. Quindi questa telecamera non ha bisogno di luci, di illuminazione, ha da sé un faro che noi non vediamo, che illumina l'ambiente in modo da riprenderlo nelle full range bande che lei riesce a percepire. Quindi se uno va in giro con questa telecamera di notte a filmare, nessuno lo potrebbe vedere perché non emette nessuna luce, in quanto tutto quello che viene emesso dalla telecamera è fuori della nostra banda visiva. Quindi è perfettamente buio, ma lei riprende come se fosse giorno e forse anche con più definizione. Se usate una telecamera del genere potete andare a fare i Ghostbuster, i Ghost Hunter, come li chiamano gli inglesi. Questa telecamera, oltretutto, quella che ho trovato io
un prezzo eccellente, ha anche un registratore audio EVP. Molte telecamere non lo montano di serie, tocca usare un registratore digitale EVP esterno. Vuol dire che nella banda audio di questa telecamera che usiamo noi ci viene registrato anche l'audio full range, cioè registriamo gli ultrasuoni e gli infrasuoni, da sotto la banda udibile fino a sopra la banda udibile. Quindi ci si registra anche le voci, i rumori e i suoni che non possono essere percepiti dal nostro orecchio, ma vengono riportati udibili sempre durante il montaggio del video, quando la traccia audio viene elaborata e viene riportato tutto ciò che è di fuori dal nostro orecchio entro la banda udibile. Quindi noi avremo alla fine di tutta questa elaborazione un video dove si vedono tutte le forme e le presenze che si sono mosse nell'ambiente, in più se ci fossero state delle voci, dei lamenti, dei suoni o comunque qualsiasi cosa che la presenza ha voluto emettere, anche se fosse un ultrasuono, un infrasuono o fuori dalla banda sonora, sentiamo anche quello. Il video è completo, quindi abbiamo ciò che non si vedeva e ciò che non si sentiva riportato dentro le nostre, dentro il range delle nostre viste e dei nostri uditi. Purtroppo noi abbiamo delle limitazioni che ce l'hanno messe, la nostra vista è limitatissima, il nostro udito è limitatissimo, tutto il resto rimane al di fuori, non lo possiamo né vedere e né sentire. Bene, vi ho spiegato come funziona la telecamera full range, come registra audio e video. Alla prossima domanda vi spiegherò altre cose, in quanto mi pare logico spiegare a tutti come funzionano certi procedimenti, che cosa utilizziamo e come mai nei filmati che facciamo noi si vedono le ombre, le presenze che si muovono, le figure, e invece con una telecamera normale non è possibile vederle, a meno che la presenza non abbia deciso di prendere talmente tanta energia da potersi far vedere in luce reale, quindi nella banda visiva da noi percepibile. E può succedere, perché nell'arco della storia dei fantasmi si sono visti ad occhio nudo parecchie volte fantasmi, anche senza dispositivi ultrarossi e ultravioletti. Va bene, un abbraccio a tutti da Stefano del GRP, fondatore e tecnico del gruppo. Alla prossima indagine, che non manca molto, e buona giornata a tutti quanti, buon pomeriggio e buon fine settimana per quando lo farete. Ciao a tutti da Stefano.